Parliamo ora di autismo al centro di una ricerca internazionale condotta dall'ospedale Bellaria e dall'Università di Bologna. I casi di questa patologia sono in aumento. Il servizio è di Virginia Novellini. L'autismo negli ultimi anni ha incrementato moltissimo le cifre, questo è il motivo per cui bisogna assolutamente occuparcene, e il tutto sembra in parte determinato con una precisa base, diciamo, genetica, anche da fattori, diciamo, ambientali rappresentati dai pesticidi, dalle radiazioni e anche l'età stessa dei genitori avanzata, in particolare quella del padre. Sono alcuni degli aspetti più interessanti della ricerca sull'autismo condotta da Università di Bologna, Istituto di Scienze Neurologiche del Bellaria. Molti lati ancora oscuri di questa malattia che insorge precocemente. I primi segnali sono i segnali che hanno a che fare con lo sguardo del bambino, che è non relazionato rispetto al genitore, ma è più spesso rivolto alle luci, ai rumori, agli odori, proprio perché sono bambini che hanno, diciamo, una maggiore attenzione agli oggetti rispetto alle persone. Lo studio condotto con le università inglesi di Warwick e Birmingham indaga le basi biologiche della malattia. La ricerca dei biomarcatori in grado di rivelarla sono sempre più lontani, dunque, i tempi in cui si imputava l'autismo a presunti errori dei genitori nella relazione col bambino, aggiungendo un carico di sofferenza. È una ricerca che pone l'accento sui fattori biologici, quindi scredita del tutto tutte le teorie psicologiche e al tempo stesso potrebbe in futuro, se confermata, offrire il campo alla diagnosi precoce e anche a delle terapie. Obiettivi che richiedono ancora molto lavoro e risorse. Prima di parlare di biomarcatori, naturalmente abbiamo bisogno di avere delle conferme, aumentare il numero dei casi, fare dei confronti con altre patologie confondenti e soprattutto cercare di capire che cosa ci dicono questi biomarcatori. Il 6 di aprile è stata istituita la giornata di consapevolezza dell'autismo, in questa occasione vengono raccolti dei fondi per la Federazione Italiana Autismo, che nasce proprio per dare sostegno economico alla ricerca sull'autismo.